Cari amici, sono con il dottor Evandro Monteiro, chirurgo generale, specialista. Lui si è formato all'Università di Verona come proprio in specialità col professor Claudio Cordiano. Adesso è da un anno che è rientrato nella sua terra, qui nell'ospedale di San Francesco d'Assisi di Fogo, e direi è una delle colonne della sala operatoria. Qual è l'esperienza che tu hai vissuto in Italia e poi quella che stai vivendo qui con la tua gente, perché il tuo sogno era servire la tua gente? Allora, come tutto, quando uno fa una specializzazione c'è il livello scientifico, tecnico, migliora sicuramente, uno ha un background iniziale che poi all'università lo deve sviluppare. Ho avuto, grazie anche alla qualità, diciamo, del centro dove sono stato, con l'aiuto sicuramente del professor Cordiano, quello che volevo, cioè una formazione eccellente. Perciò qua sono contento perché sono a casa mia, sto facendo quello che voglio fare, cioè fare il chirurgo qua a Fogo. Poi nel futuro vediamo cosa Dio ci... cosa la vita prepara, perché poi sai, nella nostra vita... Anche quello, poi la vita uno poi lo deve programmare in base alle sue priorità, diciamo così. Però dal punto di vista lavorativo qua sto bene, sicuramente non sto come voglio, perché ce ne sono delle cose che forse volevo che purtroppo ancora non ci sono, però spero che ci sia quando si può, a breve termine, meglio per me. Però tutto sommato va molto bene, molto bene. Abbiamo migliorato sicuramente dal punto di vista tecnico tante cose, quello che prima non facevamo, cioè non facevamo, adesso lo facciamo e con una buona qualità, ecco. Quindi questo ti dà soddisfazione, e io ti posso dire, passando al ministero a Praia, e mi hanno detto che tu hai dato l'esame di specialista in chirurgia generale per Capoverde, e la dottoressa Cardoso, Margherita Cardoso, era molto contenta di come avevi affrontato questo esame. Quindi questo dà buon sperare, e penso avere dentro la voglia di fare futuro, penso sarà una grande forza per te. Certo, ma perché qua a Capoverde per lavorare ci vogliono degli esami come in tutte le società, soprattutto in questo mestiere. Sicuramente quando uno fa una formazione ad alta qualità e livello, no, uno non ha prima paura e poi non ha grande difficoltà a fare queste cose. Quello che ci ha detto il dottor Evandro è proprio voler poter crescere, e questo ospedale San Francesco d'Assisi ha bisogno di crescere, quindi ha bisogno anche di grande economia, perché quello che diceva, avere tutti gli esami necessari per migliorare, per fare meglio, per la diagnostica anche. E quindi grazie dottor Evandro che ci stimoli, no? A portare avanti questo ospedale con maggior professionalità, con maggior possibilità economiche. Ma tutto questo dipende anche da tanti amici benefattori in Italia che ci devono accompagnare, perché questo è un bellissimo ospedale per la regione Fuegobrava, ma voi sapete che gli ospedali costano, e il governo di Capoverde fino ad oggi non ha dato né una lira né una pastiglia. Quindi è necessario che gli amici di buona volontà si mettano attorno a noi, e insieme col dottor Evandro, che questa è la sua terra, di poter fare meglio possibile. E con questo andiamo avanti sempre con molta fiducia.